Restate in festa, da bere solo con gli amici. Quarta edizione della sagra della Macaria Cistaredda. Macaria Cistaredda intanto è, Macaria significa magia, Cistaredda è il soprannome Cistareddi della frazione di Tricase, qua del comune di, di Caprarica, del comune di Tricase. Cistareddi perché anticamente il popolo capraricese era un popolo di pastori e il cistareddu, volgarmente chiamato in dialetto, era un falchetto, un rapace, un piccolo rapace che praticamente era un po' l'assillo degli allevatori, diciamo, dei pastori, perché predava piccoli agnellini, piccole prede, e da questo è nato il soprannome di Cistareddi. Noi abbiamo preso al volo sta cosa, abbiamo unito la Macaria, la magia col Cistareddi, col nostro soprannome. L'intento è creare l'evento, nel senso la sagra, cercare di non di uscire un po' dal gruppo, diciamo, delle sagre, cercare di rappresentare veramente la tradizione salentina e soprattutto tricasina in particolare. Quando lo giuccio non vuole vivere, a voi affiesca lupatura. Quando lo giuccio, quando l'asino non vuole bere, a voi affischiare il proprietario. Macaria Cistaredda, che significa magia, ecco, qui non c'è niente di definito, quando si arriva qua è una magia, a tutte vanne è una qualcosa di diverso. Macaria Cistaredda non è una delle solite sagre che è possibile in questo periodo visitare e vivere nel nostro Salento. Macaria Cistaredda è un recupero della storia di una comunità, questa comunità, e va dato atto a questo gruppo di giovani che si sono messi in associazione, l'associazione Sant'Andrea, e hanno recuperato una storia antica. E si sbaglia a mio avviso quando si dice, per esempio, si sono recuperati i piatti delle nonne, quasi che in passato ci fosse tanto da mangiare, non si è recuperato niente, se non invece una storia, la storia di una comunità che vuole continuare a crescere non sradicandosi dal passato. Questo è stato il grande merito di questo gruppo di ragazzi, di questo gruppo di giovani che si sono messi insieme. Che cosa voglio dire? È vero che ci sono il recupero, è possibile guardare, c'è stato un recupero di tanti piatti antichi, però dietro ogni piatto c'è una cultura che non è facile recuperare in altre comunità. Anche la scelta del nome, se noi guardiamo in giro, si parla sempre la sagra dell'Umalune, la sagra dell'Upaparusso, la sagra di questo. No, qua invece hanno inventato
Macaria Cistaredda, cioè hanno unito due nomi, due parole, Macaria, magia, Cistaredda dal nome di due grandi uccelli bianchi, due gufi grandissimi, che quando io ero ragazzo era ancora possibile vedere di notte, che venivano fuori da una cisterna su via Leuca, Casanuccio, e volavano e si posavano per tutta la notte sul castello. La sera tardi, la mattina, prima che uscisse il sole, questi cistareddi rientravano nella loro tana. Ecco perché Cistareddi, quasi il volo degli uccelli, come iniziava e finiva la giornata dei Caprariccesi, con l'uscita dalla tana dei Cistareddi la sera tardi, quando rientravano dal lavoro, e il ritorno nella tana ancora buio, quando i nostri nonni andavano nelle campagne, andavano nelle cave, perché sulla collina abbiamo delle cave antiche, e quindi erano i cistareddi quasi a dare l'inizio e la fine della giornata, ma sempre di notte. La macaria dove consisteva? Consisteva esattamente perché quando i nostri nonni, i nostri uomini ritornavano a casa, le nostre nonne con il loro saper fare riuscivano a trasformare quel poco che avevano, quasi con una magia, la macaria, in piatti appetitosi. Allora l'unione di questa macaria, la magia, la trasformazione sapiente del poco che si aveva in qualcosa di molto appetitoso, ci starebbe lo scandire delle giornate di questi due grandi uccelli bianchi che fino a una ventina di anni fa ancora era possibile vedere in piazza Sant'Andrea. Grande soddisfazione anche questa sera dopo la quarta edizione della Macaria Cistaredda. Una scommessa vinta da un gioco di parole di alcuni amici in una sera invernale. Siamo contenti del risultato, del grande ritorno di gente, e puntiamo a far divenire questo appuntamento un appuntamento fisso per l'estate salentina. Non ci limitiamo a esporre la nostra cucina, i nostri prodotti tipici, ma anche nel proporre una grande varietà di musica. Anche quest'anno abbiamo 4 punti concerto, andiamo dal folk alla pizzica salentina e al grande concerto finale degli Opazzupa con Cesare Dell'Anna. Io voglio ringraziare tutta l'associazione, tutti coloro che si sono messi a disposizione, tutta la comunità di Caprarica che ci ha aiutato, anno dopo anno si sente ancora sempre più partecipe. Un grazie a tutti e buona Macaria a tutti. L'amore di un'Olimpia, l'amore di Sciucura, l'amore di un'Olimpia, l'amore di Sciucura.